Ciao, uomini stronzi, come si riconoscono? In realtà non esistono uomini stronzi. Tutte direte, non è vero, io ne ho incontrati un sacco, sono tutti stronzi. Sì, non esistono stronzi perché sono tutti stronzi, è un qualcosa di equivalente. Ora, chi definiamo stronzo? Definiamo stronzo quello che non appaga le nostre esigenze, quello che vorremmo una relazione stabile e lui invece vuole soltanto un flirt o soltanto una relazione passeggera, di natura sessuale, senza impegno. Definiamo le donne, definiscono stronzo un uomo che non soddisfa, diciamo, non tanto le loro esigenze emotive, quanto le loro esigenze logico-razionali. Vorrebbero costruire un nido familiare, lui se ne frega, vorrebbero che lasciasse la moglie, lui continua a stare con la moglie e ti vede solo come amante. Ora, in realtà devi tenere presente questo, che il potere glielo dai tu, cioè se uno è stronzo, cioè non appaga le tue esigenze e tu sei comunque vincolato da questa persona, la ami fondamentalmente, è perché ami la sofferenza che ti provoca, la sofferenza che ti genera, non ci sono altre spiegazioni. Altrimenti diresti è stato un piacere, arrivederci, grazie. Se il tuo obiettivo è costruire una famiglia e con questo sono passati mesi, anni e di famiglia non se ne parla, oppure se ne parla sempre al futuro da destinarsi. Non è lui che è stronzo, sei tu che sei cogliona che gli credi, ma in senso buono, nel senso che emotivamente ti coinvolge. Quindi devi andare, partire sempre da te stessa, devi capire perché mi coinvolge emotivamente uno che mi dà il contrario di quello che vorrei. È lì la chiave, è lì la gabula. Perché emotivamente sei affamato? Perché emotivamente sei abituata a mangiare la merda e non apprezzi il risotto? Perché poi in realtà invece quello disponibile, buono, sotto casa, che ti sposerebbe, che cioè, vorrebbe costruire il focolare domestico, di quello non ti innamori. E trovi mille scuse. Ah, non mi piace, ah, qua c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro, ma sono scuse per andare a giustificare il fatto che non ti coinvolge. E non ti coinvolge perché non ti dà emozione. Allora devi partire da te, devi insegnare alla tua parte emotiva a smetterla di coinvolgersi su emozioni negative, andare a coinvolgersi su emozioni positive. E puoi farlo soltanto seducendo la tua parte emotiva e puoi sedurla soltanto se riesci a darle emozioni. E puoi darle emozioni soltanto se ti liberi dei tuoi veleni mentali, se ti liberi dall'attaccamento, dalla gelosia, dall'invidia, dalla rabbia, dall'egoismo, dall'arroganza. Questi sono i veleni mentali. Se tu ti liberi di quelli, vedrai che gli uomini stronzi spariranno automaticamente. Non perché non ci saranno più, ma perché non ti coinvolgeranno. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!